Buonasera a tutti amici di Betty e Marco. Allora, stasera una ricetta facile, è veloce, veloce e buona. È buona, 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 buona. Allora, gli ingredienti. Ho bollito delle patate, quindi patate bollite, circa 2 kg. Ok. Latte, formaggio, mozzarella, questa è. Pangrattato, olio, un po' di concentrato di pomodoro, pomodoro, pollo. Cipolla, sale, pepe, eccetera, eccetera. Allora, il pollo è quello a cubetti, già io lo compro così o ve lo fate tagliare. Cos'è quindi? È uno sformato di patate e pollo, molto buono. Allora, la prima cosa da fare, avere le patate bollite, le andiamo a schiacciare. Prima le taglio un po' con il coltello e poi le andrò a schiacciare con questo aggeggino. Questo? Sì, oggi con questo. C'è la tecnica segreta. No, qua ci vuole solo forza. Ah. Allora, prima di schiacciarlo, okay, andrò ad aggiungere un po' di latte, solo latte. Se volete, potete mettere anche una noce di burro. Okay. Io non la metto, quindi metteremo un po' di latte. Okay. E schiacciamo. Scusami, latte di? Latte di mucca. Adesso qua ci vuole un po' di forza. Allora, ora lo faccio io, amore mio. Cosa vuoi in cambio? In cambio tutta la teglia. Esatto. Allora, schiacciamo le nostre patate. Allora, amici, mi ha aiutato Marco. Come ti ho aiutato? T'ho schiacciato tutte cose. Non è vero tutto. Una fatica terribile. Ma che non è vero, l'abbiamo fatto entrambi. Patate dure. Ma non è vero, questa è patata vecchia, è la migliore patata secondo me. Perché ma è proprio dura. Priva di acqua. Comunque servono i muscoli per fare questa ricetta. Non è vero. Allora, cosa dobbiamo aggiungere alle patate? Soltanto un pizzico di sale. Okay. Quindi le saliamo. Sale di? Sale di cosa, amore? Sale di mare. Sale di mare. Ok, io le ho schiacciate, ma proprio allora, anche se qualcuno resta a pezzettini. Un io bel... le ho schiacciate, no? No, va bene, ma tutte e due le abbiamo fatte. Ok, dopo che abbiamo schiacciato tutte le nostre patate, io mi sciacquo un attimo le mani. Ok. Ragazzi, fate questa ricetta che è una delizia. Questa è verissima, è buonissima. Certo, perché tu ovviamente tutto quello che cucino io lo collaudi. Certo che lo collaudi. Certo. Allora, pirofila da forno. Ok. Prendo un tovagliolino. Ok. Soltanto un po' di olio. Metto un po' di olio e un po' di pangrattato. Ah, ok, per evitare che si attacchi. Ma no, mi piace che il sotto sia così. Anche perché nella pirofila di vetro, diciamo che non dovrebbe attaccarsi. Allora, prendiamo il nostro sformato di patate, okay, e andiamo a ricoprire tutto il fondo della pirofila. Tutto? Quindi la base deve essere base di patata. Allora, amici, l'ho messo, prendiamo un cucchiaio e lo stendiamo un pochettino. Ok, okay, quindi la base deve essere patata. Si appiana, si può pure se, sì, pure se non è la patata, non è perfettamente, perché voi non la dovete fare troppo troppo cotta, tanto in ogni caso va infornato, quindi poi continua a cuocere al forno. Okay. Ok, mettiamo da parte la nostra patata, le nostre patate bollite. Prendiamo il pollo e trasferiamoci ai fornelli, perché il pollo lo andremo a cuocere leggermente. Allora, padella, accendiamo. Un filo d'olio, ok, e andiamo a mettere i nostri pezzettini di pollo. Io ne sto usando 400 grammi. Ci bastano per me? Sì, amore, stai tranquillo. Andiamo a mettere il pollo già tagliato. Prendiamo un cucchiaio. Questo è pollo di? Ragazzi, scusa, perché c'è la gallina? Gallina, e il gallo, e poi te lo vendono per pollo. Qua? È giusto, scusami, se c'è la gallina e il gallo, perché te lo vendono per pollo? Va bene, di pollo, di gallina. No? Ma queste sono domande mentre io cucino? Ma sono domande che uno si deve fare per capire, perché capire è sempre importante. Facciamolo rosolare per bene. Io metto ora subito un po' di sale e lo facciamo rosolare. Allora, amici, nel frattempo che il nostro pollo cuoce, ho abbassato un po' la fiamma, cosa andiamo a fare? Andiamo intanto a tagliare due pomodori. Ok. Pomodori tagliati proprio piccoli. Ok. Questa ricetta è
facilissima, sì, secondo me. Io aggiungerei che volendo si possono aggiungere tante altre cose. Sì, io non lo faccio perché, per esempio, Alessia non lo mangia. Alessia non lo mangia, ma qua avrei aggiunto il peperone, il sedano. Po' di sedano. Però voi potete aggiungere quello che volete. Esatto, esatto. Il pomodoro va tagliato a pezzettini e lo mettiamo in una ciotola. Ne stiamo mettendo due, giusto? Due pomodori, sì. Ok. Allora amici, guardate, ho tagliato i due pomodori. Andiamo alla cipolla. La cipolla io la farò sempre piccola piccola. Ok. Così non la vedono neanche. Con la tua tecnica segreta? Sì, preferisco farla piccola così adesso non la vedo. Ok, quindi cipolla e pomodoro. Cipolla e pomodoro. Allora amici, ho tagliato anche la cipollina. Cominciamo a condire i nostri cubetti di pollo con pepe. Pepe. Esatto. E giriamo. Poi mettiamo un po' di paprika. Io sto usando la paprika dolce, non quella piccante. Paprika. E giriamo. Ok, viene una delizia. E viene buonissimo. Dopo mettere la paprika andiamo ad aggiungere la nostra cipollina. Perché il pollo va condito prima, perché poi andrà infornato. Ora vi faccio vedere. Ok, dopo aver messo la cipollina e tutti gli ingredienti andiamo a mettere un po' di concentrato di pomodoro. Scusate, prendo un cucchiaino. E ne andrò a mettere un cucchiaino, non di più. Un cucchiaino, un pezzettino. Ok. E cominciamo a girare. Questo gli dà il colore. Sì, anche il sapore. Non solo il colore. E giriamo. Ok. Una volta amalgamato tutti questi ingredienti, io già sento un profumo meraviglioso, andiamo ad aggiungere il nostro pomodoro e giriamo. Lo senti il profumo? Una delizia, una squisitezza, buonissimo veramente. Una cosa che voglio fare è aggiungere un filo d'olio. Ok, adesso 2 minuti, facciamolo rosolare ancora e facciamo prendere proprio sposare tutti questi ingredienti e poi vi faccio vedere come va avanti la ricetta. Allora amici, tutto si è amalgamato bene, vado a spegnere, torniamo di là e andiamo a versare tutto sopra la nostra, le nostre patate. Mamma che meraviglia. Ok. Che bontà. Viene una delizia. Ma questo, deve cuocere ancora al forno. 10 minuti, al massimo 15, perché voi dovete considerare che è tutto cotto, eh? Ok, andiamo a sistemare sopra. È un modo diverso per di cucinare il pollo. Il pollo io lo cucino in sì, ma ora c'è l'ingrediente segreto che dà il tocco finale. Non è un ingrediente segreto. Però dà il tocco finale. Ok. A questo punto prendiamo la mozzarella, io sempre uso questa a fili, ma la potete fare voi con la grattugia e lo andiamo a riempire con la mozzarella. Questo è il tocco finale. Abbondante mozzarella, sì. O se preferite un altro formaggio, quello che dite voi. Io mi trovo bene con la mozzarella e la metterò tutta proprio. Nei bordi, amore. Nei bordi. Perché è la mia parte. Cosa è la tua parte? Il bordo. Ok. Andiamo a infornare questa meraviglia per 10, al massimo 15 minuti. A quanti gradi? Io metto sempre 170-180 gradi, non di più. Forno? Statico. Che meraviglia. E il nostro sformato sarà pronto fra poco. Allora amici, il nostro sformato è pronto. No, questo è il mio. È solo tuo questo. Mamma che meraviglia. Buonissimo. Che bontà. Multistrato. Allora, ha cotto quanto? Un quarto d'ora? Sì, un quarto d'ora. Un quarto d'ora, perché aspettate che spengo il forno. Una delizia. Perché già il pollo era cotto. La patata era cotta, le patate erano già cotte, quindi non ci vuole poi tanto, si inforna perché io metto del formaggio sopra che poi faccio sciogliere. Mi dispiace non potervelo tagliare perché è troppo caldo. Spero che vi sia piaciuta questa ricetta, fatela e noi ci vediamo domani, siete adorabili.
Giustizia per Beatrice, ciao da Betty e Marco. Buonasera a tutti, ciao amici. Ciao.